questa seconda conferenza stampa. Siamo qui per presentare il 21esimo premio Città di Viterbo Festival Internazionale FITA. Io ringrazio il nostro assessore alla cultura Antonio Deligato per essere presente a questa presentazione. Saluto e ringrazio il presidente provinciale FITA Bruno Michelli. Saluto e ricordiamo con piacere il presidente della Rotary del distretto 2080 Piero Papale, che ci illustrerà poi un'iniziativa collaterale all'interno del festival. Saluto Claudio Patrizzi, presidente dell'associazione ACTAS, qua in rappresentanza del Comune di Tuscania. Lascio immediatamente la parola al presidente provinciale FITA Bruno Michelli. Buongiorno, grazie di essere intervenuti. Scusate se vi rubo ancora del vostro prezioso tempo, so che siete reduci adesso di un'altra conferenza stampa. Comunque, noi non siamo qui a parlarci addosso, saremo molto pratici. Voi già sapete la FITA, quello che ha fatto fino ad oggi a Viterbo. Quest'anno è il 21esimo anno che proponiamo il Festival Internazionale del Teatro Amatoriale. Quindi sapete quello che abbiamo fatto e quello che faremo, ve lo diciamo in questo momento. Quindi eccoci qui, nonostante le notevoli difficoltà economiche, ormai è un leitmotiv, tutti stanno gridando alla miseria. Ma noi non ci siamo fermati, ancora una volta non abbiamo gettato la spugna e anche quest'anno abbiamo desiderato rinnovare l'appuntamento con la città di Viterbo presentando la 21esima edizione. Ci auguriamo che questa ennesima sfida sia ripagata con gradimento dalla cittadinanza, unico ed imparziale e severo giudice degli spettacoli. Questo è lo spirito che anima la nostra federazione e le compagnie che chiedono di essere presenti al Festival Internazionale. Io ringrazio il team del Comitato Provinciale di Viterbo che dà sempre un apporto non indifferente per la realizzazione di questi spettacoli. Questa è la risorsa che offre la FITA. Un momento di grande e preoccupante emarginazione, specialmente in questi tempi dove la cultura e il teatro a volte vengono dimenticati. Appunto, sto dicendo che non stiamo qui a parlarci addosso, noi facciamo parte e ci auguriamo di incontrare sulla nostra strada molti che ci seguono, come fino all'altro anno è stato. Il programma quest'anno è stato un po' laborioso e farraginoso, in quanto non abbiamo potuto, per motivi tecnici e burocratici, presentare un bando a livello nazionale. Perché? Perché alla fine di giugno ci sono stati i rinnovi delle cariche nazionali della Federazione Nazionale. Quindi tecnicamente il comitato uscente non ha potuto deliberare la manifestazione. Quindi che cosa è successo? È successo che, pur non essendoci il bando, sono stati invitati a partecipare da parte del comitato, cioè della Federazione Nazionale, sono stati invitati a partecipare i vincitori regionali della prima edizione del Gran Premio Nazionale del Teatro Amatoriale, e precisamente il Lazio, l'Emilia-Romagna, la Calabria, la Sicilia e la Puglia. Quindi quest'anno avremo sui palchi di Viterbo il meglio delle produzioni a livello nazionale. E quest'anno abbiamo fatto una sperimentazione, dal momento che purtroppo, ahimè, a Viterbo non ci sono spazi teatrabili, abbiamo chiesto l'aiuto anche tramite l'interessamento capillare dell'assessore degli Iacoli dell'Università della Luce. Quindi gli spettacoli si svolgeranno non più al San Leonardo, perché voi tutti sapete che è reso inagibile, bensì si svolgeranno presso l'auditorium dell'Università della Luce. Ancora, io ringrazio il Comune di Tuscania perché ad una nostra proposta ha preso atto e due spettacoli li faremo presso il Rivellino di Tuscania. Perché? In via sperimentale. Vorremmo fare questa cosa anche per il futuro, se ci sarà un futuro e se ancora io ci sarò. Il festival dovrebbe e potrebbe diventare un festival itinerante, interessando i comuni della provincia di Viterbo che metteranno a disposizione gli spazi teatrali. Abbiamo iniziato quest'anno con il Comune di Tuscania che ci ha aperto veramente le braccia e metterà a disposizione la propria struttura per due serate, invece che il resto delle serate le faremo presso l'Università della Luce. A me sembra questa qui una ottima idea,
far girare e far conoscere il teatro di un certo livello, ahimè, tra virgolette, senza nulla togliere agli altri, del teatro amatoriale anche nelle altre realtà. Dunque, in proposito, riferendomi al Comune di Ustaglia, io ringrazio Claudio Patrizzi per il suo interessamento. Lui è presidente dell'associazione ACTAS, con la quale in questi giorni proprio stiamo realizzando un programma di 8 serate. Abbiamo iniziato ieri sera a favore dei terremotati del Centro Lazio. Stiamo facendo una serie di spettacoli proprio a livellino, interessando la maggior parte delle compagnie finita di Vitelli. Quindi abbiamo iniziato ieri sera e termineremo domenica prossima. Quindi ringrazio per il suo interessamento e per la sua fattiva collaborazione. E il progetto anche quest'anno abbiamo stipulato con i dirigenti scolastici delle scuole superiori il progetto Scuola, quindi un concorso rivolto alle scuole superiori. E in che cosa consiste? Consiste che verranno accreditati alcuni studenti delle scuole medie superiori, specialmente negli ultimi anni, ad elaborare dei temi, diciamo, sullo spettacolo. Saranno valutati questi temi da una giuria preposta e i migliori saranno premiati con il primo con 100 euro in buoni libri e il secondo con 50 euro sempre in buoni libri, e poi saranno premiati presso la sede nazionale della FIDA in una manifestazione a luogo dedicato. Quindi già stiamo in contatto con gli istituti scolastici per avere l'elenco di questi studenti che saranno accreditati e saranno accompagnati anche gratuitamente dai loro insegnanti di italiano o di arte. Bene, aggiungo che agli studenti saranno anche dati, specialmente agli studenti degli ultimi anni, i crediti scolastici per la scuola. La manifestazione, come sempre, è sotto l'egida dell'Agis Scuola, della COETA, la Confederazione Europea per il Teatro Amatoriale, di cui una nota esponente Fiammetta Fiammelli, come tutti conoscete, che oggi è impossibilitato a venire per problemi di famiglia, purtroppo la mamma non sta molto bene, dalla Rotary, che il Rotary con i suoi fini istituzionali, e i premi quest'anno saranno sempre battuti in originale dal maestro Roberto Ioppolo, in coro originale. La giuria quest'anno sarà presieduta da Piero Papale del Rotary, da Roberto Ioppolo, Francesco Piganzoli, Annibale Izzo, che è un componente del comitato, del rinnovato comitato provinciale FIDA, Claudio Patrizzi dell'associazione ACTAS, Luciano Mattanzi e la dottoressa Oliva Giulia, esperta di teatro e docente di teatro. Andiamo a visionare, a vedere un po' quello che è il calendario di quest'anno, che è un calendario molto laborioso. Iniziamo il 2 di ottobre 2016 presso l'Università della Tuscia. Abbiamo la compagnia La Torre del Drago di Pritritto, di Bari, che porterà Dinastie Bastarde di Luigi Facchino. In pratica è una commedia diciamo surreale, che tratta dell'immaginaria storia su un'isola di Arun, che il re Urtane, che ha conquistato il potere con la violenza, vive nella follia dei suoi tormenti perché il suo trono è insidiato dal suo figlio Dalak. Il contrasto innesca tragedie, menzogne e congiure fino al trionfo del male, ma il trionfo è parziale poiché la giustizia che esiste ma non esistono gli uomini giusti. Poi passiamo domenica 16, sempre all'Università della Tuscia, gli spettacoli alle 17.30, con Il prigioniero della seconda strada di Neil Simon, è un esilante che commenta questo nuovo status di una famiglia che è in una profonda crisi economica, ha inevitabilmente discussioni materiali ed etiche e spirituali all'interno della coppia, differenti reazioni creano una serie di situazioni paradossali e grandi fraintendimenti. Non resterà che far travolgere dagli eventi, si farà coinvolgere dagli eventi questa famiglia riprendendo le redini della normale routine familiare.
resa salda da affetti, sincerità coniugale. Il 30 ottobre, presso l'Auditorium della Duccia alle 17.30, verrà la compagnia Bertalan di Budapest, dell'Ungheria, che presenterà Qualcosa fa tic tac di Milkos Jupay. Per motivi di correttezza stiamo attendendo la conferma ufficiale di questa compagnia, che avrebbe detto che sarebbe venuta a Viterbo. È chiaro, il tempo tecnico è tiranno, poiché non avendo avuto la possibilità di presentare un concorso in tempo debito, quindi stiamo a stretto giro di email per avere la conferma ufficiale della presenza di questa compagnia. Poi due spettacoli che si terranno al Rivellino di Tuscania saranno proposti di sabato, mentre tutti gli altri di domenica. Infatti sabato 5 novembre alle ore 21 la compagnia di passaggio di Ravenna presenterà Ora vado per vedove di Giuseppe Marotta e Belisario Nandone al Teatro Rivellino di Tuscania. Sì, le vedove sono tutte consolabili, lo sostiene Edoardo Palumbo, il protagonista della brillante commedia Vado per vedove. In effetti proprio lui si è assicurato una posizione per la coltivazione di queste belle vedove. I suoi ferri del mestiere sono gli annunci mortuari, proprio lì che con l'occhio infallibile ed una provata esperienza sceglie la sua merce. La vedova è inconsolabile, ma saranno veramente tanto ingenue e sprovvedute queste vedovelle, lo vedremo sabato 5 novembre al Rivellino di Tuscania. Poi domenica 13 novembre ritorneremo all'Auditorium, sempre alle 17.30, con la compagnia Il Piccolo Teatro di Terracina, che porterà Nemici come prima di Gianni Clementi. C'è un motivo di cronaca: Gianni Clementi è un autore, diciamo che è il più rappresentato dalle compagnie amatoriali in tutta Italia. È un autore emergente, un autore che presenta dei lavori molto brillanti e veramente lui è ben felice di dare il suo assenso per le rappresentazioni delle compagnie amatoriali. È una commedia brillante dove il rapporto familiare è portato alla luce dal sole e con tutte le varie sfaccettature, i vari complicati intrighi. Messi al corrente che il proprio padre dovrà a breve passare ad altra vita i figli che non si vedevano così assiduamente, si ritrovano a dover attendere insieme il trapasso. L'attesa è lunga e si dovrà far fronte a dissapori che da tempo avevano fatto nella loro vita caotico il vivere. E quindi questa anticamera di questa morte, diciamo così tra virgolette, diventa un teatrino di incomprensioni dove i fratelli si scambiano quello che prima non hanno mai avuto tempo e modo di dirsi. Quindi è veramente una commedia molto brillante. Sabato 26 novembre, sempre torneremo al Teatro di Rivellino di Tuscania alle 21 con la compagnia dell'Isola di Sciacca, d'Agrigento, che porterà un classico di Federico García Lorca, La casa di Bernarda Alba. È uno dei capolavori più interessanti. All'interno della casa si muovono le donne in un clima rigido ed esasperato, esse esprimono la loro insoddisfazione in forma diversa l'una dall'altra ed hanno in comune un'esigenza di libertà che ribolle dentro con tale violenza da permettere loro di ritrovare la strada per esprimerla. Insoddisfazioni, quindi cinismo, gelosia, sete di felicità sono i tanti e diversi modi con cui i personaggi esprimono il disagio e la loro sofferenza, guardando al mondo esterno come un frutto proibito. E poi abbiamo avuto proprio notizia sabato dalla Federazione Nazionale che ha svolto a Corigliano Calabro la consueta festa nazionale del teatro, dove è stata proclamata vincitrice, quindi di diritto parteciperà al Festival di Viterbo, la compagnia Cricca di Taranto, che presenterà questi figli amatissimi. Stiamo in contatto con la compagnia per avere la possibilità e l'opportunità di avere una data possibile dove questa qua potrà venire a Viterbo, quindi stiamo in attesa. Comunque ci sarà anche la compagnia che ha vinto il premio Fitalia. Bene, io non vi rubo altro tempo, sosteneteci
sosteneteci come stampa, perché abbiamo necessità che il pubblico sia presente agli spettacoli. La fame di cultura è tanta, ma anche la fame, perché purtroppo noi andiamo, queste compagnie mangiano, queste compagnie dormono, queste compagnie si muovono, e abbiamo necessità anche di un supporto senza ombra di dubbio economico, perché dire di no? Quindi prego. Quanto costano i biglietti? Il biglietto è un prezzo politico, abbiamo 7 euro per alcune associazioni e istituti con il quale stiamo facendo delle convenzioni, il prezzo normale è 10 euro, poi per i soci fino a 5. È chiaro che non è che le strutture ti danno la loro disponibilità gratis per l'amore dei, io ancora devo trovarle, quindi voi state. Facciamo anche l'abbonamento a prezzo stracciato a 40 euro a tutti gli spettacoli. Ora, ecco, se non pubblicizzate, gli abbonamenti come i biglietti saranno a disposizione anche presso la Fondazione di Ascensi. Io ringrazio, e ho modo sempre di ringraziare il Comune di Tuscany, che per onore del vero il Comune ci dà il teatro gratuitamente. Veramente grazie all'amministrazione comunale di Tuscany, grazie all'associazione ACTA se vi sei interessato, grazie Claudio. E il proposito, prego. Sì, io vorrei passare la parola prima al Rotary che ci illustra appunto questa iniziativa che andrà di pari passo con il festival, per poi sentire dopo Claudio Parrizzi. Prego, Piero Papale. Allora, io in doppia funzione, innanzitutto vorrei portare i saluti di Fiammetta Fiammeri, del direttore artistico che non ho potuto venire oggi, e aggiungere a quello che ha detto Bruno, il meccanismo di selezione dei spettacoli. Praticamente ogni regione, il comitato FITA regionale, organizza una giuria itinerante che gira nella propria regione e a vedere tutti i spettacoli della regione in cartellone. Poi, in base a questa selezione, viene scelta una compagnia, va bene, vincitrice regionale, e questa partecipa al Gran Premio, che è il premio dei premi regionali. Questo è il criterio di selezione per cui sono state selezionate queste compagnie. Quindi sono il migliore e i migliori spettacoli delle regioni che hanno utilizzato questo metodo di selezione con la giuria itinerante, che parteciperanno al Gran Premio, che è il totale delle nazionali di tutte le regioni. Poi, dal punto di vista rotariano, anche quest'anno il Rotary partecipa al festival, naturalmente con una finalità un po' diversa, perché la finalità che ci accomuna è il terremoto. Il terremoto in Italia centrale, quindi diciamo sarà dato, consegnato come al solito il premio Rotary per Rotary Giovani, per il miglior attore e miglior attrice giovane del festival, e più tutti i club che parteciperanno al club con accordo del presidente della Rotary Foundation, Bruno Nigro, di cui porto i saluti anche i suoi, praticamente diciamo tutta la parte raccolta dal Rotary sarà devoluta per il terremoto. Allora, l'emergenza in questo momento già è stata coperta dal Rotary con il contributo finanziario con la Croce Rossa e il contributo di persone con la Protezione Civile. Adesso si sta organizzando con il sindaco e diciamo i dirigenti comunali quale può essere l'atto di ricostruzione di Amatrice e dei centri sottoposti a terremoto. Perché il Rotary vuole continuare e non dimenticare il fatto, quindi
si va avanti, scoperta l'emergenza, alla ricostruzione del... E quest'anno, diciamo, la partecipazione a Rotary si amplia e diventa internazionale, perché oltre al distretto, la partecipazione del club del distretto 2080, partecipa la fellowship rotariana della cultura italiana del mondo. Fellowship è un'associazione mondiale di rotariani che hanno un fine comune, va bene? Io sono quest'anno il presidente della commissione ideale di questa fellowship, e questo ci permette di collegare innanzitutto le compagnie che partecipano regionali con i Rotary regionali, sempre per il fine umanitario del Rotary, e poi collegare anche le nazioni internazionali per portare la cultura italiana nel mondo, e in particolare la cultura italiana del teatro, del Festival di Viterbo, nel mondo. Bene. Grazie. Grazie per aver illustrato le vostre iniziative, che danno ora spazio alle parole di Claudio Tarrizzi, che abbiamo detto prima, rappresentanza del Comune di Viterbo e del Comune Toscano, ricordatemi, e lui è il presidente dell'associazione ACTAS. Sì, grazie. Sarò brevissimo. Porto i saluti del sindaco di Tuscania, che purtroppo proprio questa mattina è stato chiamato alle scuole perché con l'acqua che ha fatto ieri, ma non credo che funziona. Sì, funziona. Prema pure il tasto. Ecco, può parlare. Adesso funziona. È stato chiamato proprio questa mattina dalle scuole perché c'è un problema di infiltrazione, quindi le mani sono un po' esagerate, eccetera, per cui non è potuto venire perché sta intervenendo proprio su questa cosa. Mi ha incaricato di ringraziare direttamente, attraverso me, direttamente il presidente della Fida di Viterbo per la scelta che ha fatto in Toscana, che ci onora, che ci fa piacere, che dà un ruolo importante a Rivellino. Devo dire che con il presidente Vengarelli è nata una collaborazione già l'anno scorso, quando per la prima volta come ACTAS abbiamo fatto un monologo al parco del Rivellino di Toscana. E poi quest'anno è venuta fuori questa iniziativa di fare questa rassegna teatrale che si chiama SETAS, Settimana Teatrale Amatoriale solidale, perché tutto l'incasso derivante dalle varie serate che stiamo facendo, perché si svolgeranno consecutivamente dall'iniziata ieri, che era il 18, e termineranno il 25. Tutto l'incasso, stavo dicendo, sarà destinato ai terremotati del centro Italia. Insomma, che il Comune, diciamo, ha raccolto attraverso la famosa spaghettata, come è diventato un classico, no? La spaghettata alla matriciana e la raccolta di solidaria attraverso vari cipriglioni, diciamo, che sono stati messi nei centri commerciali, nei negozi, eccetera, anche perché crediamo che Tuscania, che ha subito il terremoto del 1971, debba essere in prima linea per questa cosa, insomma. Quindi vi invitiamo anche a divulgare, anche se è possibile attraverso la stampa, questa manifestazione che stiamo facendo, perché più gente viene, più possiamo incassare, più possiamo subire ai terremotati. Quindi vi ringrazio per quello che potete fare anche con noi, ringrazio il presidente Vengarelli a nome mio, a nome dell'amministrazione comunale, e ringrazio a voi che ci state ascoltando. Grazie. Sempre a Rivellino? Sempre a Rivellino. Sempre a Rivellino, sì. Oh, se vi interessa sapere anche il costo del biglietto, abbiamo messo offerta come minimo 5 euro. Questo è la... E a che ora? Alle 21? Alle 21. Bene, adesso io lascio la parola al nostro assessore alla cultura, Antonio Vigliani. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie a Bruno Lencarelli e agli altri organizzatori. Venendo qui mi veniva in mente che qualche settimana fa ho letto, perché credo di leggere sul domenicale del Sole 24 Ore, un articolo di Paola Mastrocola, che è una scrittrice italiana, forse insomma, abbastanza conosciuta, cattolica, educatrice. E questa faceva un'operazione di demolizione dei luoghi comuni linguistici.
colpito l'osservazione che faceva, mi hanno colpito a proposito di due parole che sono dilettante e amatoriale. E questa giustamente sosteneva, diciamo, da parte soprattutto dell'elite intellettuale, così si adoperano queste parole con un tono di sufficienza, anche peggio, no? Dilettante allo sbaraglio, amatoriale, insomma, come fossero categorie minori in un universo in cui vengono classificate le attività sia professionali che artistiche. Però lei diceva, se andiamo a vedere la radice di etimologia di queste parole, scopriamo che la prima, dilettante, la parola di provenienza è diletto, che significa gioia, e amatoriale addirittura la parola centrale è amore. Quindi questi atteggiamenti, diciamo così, questo modo di fare una professione o un'arte, in realtà partono, e questo è vero, e partono dall'amore e dalla gioia di praticarle. E quindi dovrebbero essere considerate, lei diceva, e io sono d'accordo, da un punto di vista etico, sicuramente di più accolte, con maggior favore, considerate con maggior sostegno, proprio perché scaturiscono da sentimenti come l'amore e la gioia di fare. E oltretutto, lei diceva, probabilmente il fatto che questo approccio alle attività di cui parliamo scaturiscono da questi sentimenti, probabilmente fanno anche in modo che la qualità poi del lavoro sia migliore di quella invece prestata, diciamo, in modo non dilettante, non dilettantistico, non amatoriale. Ecco, è una riflessione che mi ha colpito molto, perché effettivamente corrisponde alla realtà e corrisponde, penso, anche alla sua posizione. Il caso della vita è un caso, diciamo, secondo me, di scuola, perché insomma, questa organizzazione ormai da oltre 20 anni, per la verità l'attività è trentennale, l'attività delle compagnie del Bureau, che hanno trovato una collocazione della FIDA e organizzano questa manifestazione da 21 anni, però da molto di più lavoro. Ed è insomma un'attività che è degna di tutto il rispetto per quanto riguarda la qualità del lavoro, dell'attività che fanno, e ancora di più per l'impegno assolutamente disinteressato, scaturito proprio dall'amore per il teatro. E oltretutto, oltre a mettere in scena delle opere, delle rappresentazioni di qualità in condizioni, diciamo, difficili, sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista economico, diciamo. Oltre a fare questo, diciamo, contribuiscono, credo, almeno alla pari del teatro, quello to cure, a propagandare, a distribuire, a diffondere nel pubblico, soprattutto nei giovani, l'amore per il teatro. L'amore per il teatro, perché l'amore del teatro, per attitire, per essere produttivo, non può essere limitato solo alla rappresentazione, alla fruizione della rappresentazione, così come lo sport. Se non c'è la produzione, se c'è un momento del fare, insomma, rischia di inaridire la pianta di questa forma di arte. E quindi a me pare che il teatro amatoriale, la vita, almeno a Viterbo, anche da dunque, sia un fattore importante per la promozione e la diffusione dell'amore per il teatro. Quindi questo è un tributo, credo, che tutti dobbiamo alla FIDA, a Bruno Viterbo in particolare. Detto questo, devo anche dire purtroppo che anche quest'anno la FIDA si trova a dover gestire, diciamo, questa
manifestazioni senza teatro, perché l'auditorio di San Leonardo è in fase di ristrutturazione, che contrariamente a quelle che erano le nostre aspettative di tutti, dico, e l'Unione non è ancora pronto. E secondo, diciamo, le ultime previsioni, che sono continuate a diventare prudenti facendo questo mestiere, dovrebbe essere pronto, nel senso che dovrebbe essere conclusi nella primavera dell'anno prossimo. Facciamo gli scongiuri, speriamo che questo sia vero. E questo è uno scotto grande che da molti anni questa città è costretta a subire. Però, insomma, più che cercare di accelerare, non si può fare. Detto questo, anche da un punto di vista generale, insomma, secondo me la vita merita un sostegno da parte della città, e quindi in special modo nella sua rappresentatività dell'amministrazione. In passato credo che Meccanari non ha avuto niente di contributi, non l'ha nemmeno chiesto, per la verità. Però mi sembrava giusto, questo ho detto, non lo so, per carità, grazie che l'ha chiesto, non l'ha avuto. Io per quanto riguarda me dico, però mi sembrava giusto, e questo è stato oggetto di una relazione fatta da Meccanari e me, che date le caratteristiche dell'iniziativa e la sua, non solo sistematicità, ma insomma la sua antichità, diciamo così, potesse concorrere nel novero delle manifestazioni che possono essere in convenzione con il comune, quindi se, invece che partecipare ai bandi, in convenzione. E in effetti noi abbiamo fatto il bando con le convenzioni, la FIDA ha partecipato ed è fra i soggetti che saranno in convenzione con il comune. Ancora i soldi che ci possiamo mettere non lo sappiamo, però qualche cosa ci sarà, e quindi sicuramente. E credo che comunque per il futuro questa possa essere comunque una garanzia di stabilità, pure nella ristrettezza delle risorse che riconosce. Fatte tutte queste premesse, io sono sicuro che anche l'edizione di quest'anno sarà un successo. Mi auguro che sia anche un successo di pubblico, perché una maniera concreta per testimoniare, diciamo, la riconoscenza della città nei confronti di queste persone è proprio quello di andare ad ascoltare e a vederli. E trovo molto apprezzabile l'idea di aprirsi, diciamo così, a una territorialità più vasta, perché fa parte di una missione, la missione che dicevo prima, di portare il teatro a essere conosciuto, anche amato. E quindi credo che sia da incoraggiare, perché ormai insomma dobbiamo cercare di superare il municipalismo, specialmente in un'area così, diciamo, contigua come quella che dicevo prima. Quindi auguro alla compagnia, auguro alla vita il maggiore successo possibile, e ci vedremo poi il 26, va? Il 26 sì. Novembre qui nella sala Reggia, 27, che è domenica, qui nella sala Reggia per la premiazione della manifestazione. Grazie. Grazie all'assessore Antonio De Viano, io lascio spazio alle domande dei colleghi. Che non ci sono, evidentemente non molto chiaro. Una domanda la vorrei fare io. È inutile dire, supportateci con la vostra presenza. Io manderò all'ufficio stampa del comune sistematicamente tutte le informazioni valide, e poi sarà a cura della nostra collaboratrice Cristina, sempre presente al fianco. La tartassa, le telefonate, a volte, qualche volta mi ci manda, quindi avete modo di avere tutte le informazioni possibili e immaginabili. Volevo dire una cosa, Mauro, tu che ne pensi? Sei un po', diciamo, un po' la bandiera della stampa viverbese. E
No, no, il portabandiera no, perché il decano, no, assolutamente. Il camerlengo. Dico, senti, Mauro, gradiremmo, noi gradiamo una targa della stampa, mi sembra, da offrire alle, da mettere tra i premi. Una targa, la stampa offre un premio alle compagnie, decideremo a chi darlo, eccetera. Che mi dire? Ottimo. Io posso dire altro che sì. Chiaramente io non è che rappresento la, certo, la stampa locale, certo, perché sono 30 anni che sono giornalista proprio quest'anno, quindi è un onore quello che tu mi offri e l'accolgo e sentiremo senz'altro gli altri colleghi, perché per noi è un onore e un vanto poter essere presenti, certo, anche quel giorno. Noi il dado l'abbiamo scoccato. Sì, sì, sì. Però ti consiglio di fare d'ora in poi le domande al comune per avere i contributi, perché se tu non fai la domanda il contributo non arriverà mai. Però una volta fatta la domanda vedrà anche il borsello della fita, si riempirà. Non è un suo. Degli anni ha detto una cosa precisa, quindi assolutamente ti invito di farlo. No, forse no, con l'assessore in tempi non sospetti, no, abbiamo fatto sempre le domande. Sì, sì. Beh, assessore da poco si sa quanto dura, no, però insomma adesso non si sa quanto sarà ancora in tempo. La nostra manifestazione iniziale, non pensare, con l'amministrazione Meloni. Sì, sì, infatti. No. E fino all'amministrazione Marini abbiamo galleggiato, poi siamo andati a fondo, non so per quale motivo c'è qualche falla, non so. Sì, qualche buco nella barca. Va bene, comunque faremo una cosa anche noi. Grazie dell'invito. Grazie a voi, grazie a tutti, ci vediamo. Grazie a tutti, quindi il primo appuntamento è domenica 8 ottobre alle 17:30 all'Auditorium Università della Puglia. Grazie a tutti.